si parte, usciti dal lavoro, ore 18:21, si parte alla volta del forum di Assago, tempo 4 metri, siamo già in coda, quindi bene ma non benissimo. Diciamo che partire con un grande anticipo per andare al forum e fare la tangenziale è sempre una buona idea, quindi adesso il viaggio, poi ci vediamo. Parcheggi lontano pensando che il parcheggio vicino sia a pagamento, ci siano gli omini col bugigattolo per farti pagare, e invece no, si va liberi, guardate, nessuno alla sbarra, tutti entrano in tranquillità, vanno a parcheggiare vicino, vabbè. Vi faccio vedere l'hotel Royal Garden, dove generalmente alloggiano le squadre ospiti. Andiamo. La partita di questa sera è abbastanza sentita, perché per chi non seguisse il basket direttamente, giocano la prima contro la seconda in Eurolega, 6-1 il record fin qui sia per Milano sia per il Barcellona, che arriva a Milano dopo una sconfitta, mentre l'Olimpia ha perso settimana scorsa nella prima parte del doppio turno, ma è riuscita a rifarsi contro la Stella Rossa. Insomma, probabilmente questa è la partita migliore che si possa vedere in Europa, perlomeno in questo momento. Di sicuro ci sono le due squadre più forti in campo secondo la classifica, due squadre che ambiscono alle Final Four e quindi alla finale, due squadre che alle Final Four l'anno scorso si sono già incontrate ed era andata così. Sono quasi arrivato all'entrata del forum, ora c'è una noiosa prassi da fare, compilare dei fogli, delle scartoffie per la questione Covid. In Eurolega bisogna farlo tutte le settimane, quindi quando si viene bisogna compilare, ritirare l'accredito e poi entrare. Noi poco da dire, lo facciamo. No, per farvi capire, quel gabbiottino lì che vedete dietro la macchina grigia è formato da degli inservienti che ti verificano la temperatura, ti prendono dati personali da ovviamente dare all'Eurolega come garanzia Covid, e poi ti danno l'accredito e tu entri. Accreditamento fatto, dati Covid fatto, abbiamo il nostro pass. Adesso vi faccio vedere l'entrata, il miglio verde per entrare al forum e poi l'entrata vera e propria, ma questo ve lo faccio vedere da davanti, quello che vedo io in questo momento. Devotion.
Shields. Yeah, they're out of sync right now. And the shot clock's running down. Hines spots up for the three. Thank you very much, Kyle Hines. Well, I told you he could knock down mid range. Sense. Their club needs a little bit of help. Shields. Yeah, right now Milan are very static on offense. The ball sticks, it doesn't move. And Hall knocks down that deep three. Shields probes. He'll find Melli. Melli kicks. Rodriguez. Oh, the dime! The assistencia from Sergio! And Yossi Kamichis. And you can see Rodriguez gives it, but Hall just couldn't convert the layup. To Tome. But to Tome, that's a thing of beauty. He didn't quite get square, and he's kind of square. He's Laprovitola, Smits, and Brandon Davies. Here's Jokubaitis to Brandon Davies. Yeah, good execution of the half-court set. Coming to the scorer's table just yet. Davies wants to post up with Melli. Davies, got it. Long strides from Davies in the finger roll finish. He's got eight. Scorer's table, ready to come in. Melli. Hines to the Tome who rises. These two both represent Spain or have done in their career. Rodriguez trying to break down Miritic. Chacho! With a deuce! E niente, ora arriva la sala stampa, le conferenze degli allenatori e noi ci andiamo. Superato egregiamente, perché prendere un 14-0 di parziale in apertura di quarto periodo dopo. Finisce qui la nostra serata, una bella serata di pallacanestro. L'Olimpia Milano batte 75-70 il Barcellona in una partita molto molto bella, molto divertente, tra due squadre di grande livello di Eurolega. Ora si torna verso la macchina, una camminatina nel freddo, e in realtà, come avete visto, non ci sono rimaste tante persone qui al Faro di Assagola. Abbiamo l'onore di chiudere noi i battenti. Adesso vado verso la macchina e tra poco ci facciamo un commentino finale sulle emozioni e su quello che è successo questa sera. Alle mie spalle vedete il Faro di Assago, quasi vuoto, come dicevo prima, quasi vuoto. Terminata la partita, quasi tutti sono andati a casa. Ci sono però delle persone che iniziano ora il loro lavoro, sostanzialmente le persone che devono sistemare tutto quello che è stato creato per questa serata. E quando vieni al forum, rimani per scrivere, per finire il tuo lavoro della serata, per fare la video chat, eccetera eccetera. Quando esci vedi che poi in realtà c'è un mondo dietro allo spettacolo che danno i ragazzi in campo, allo spettacolo che danno sulle tribune, eccetera eccetera. Insomma, c'è veramente un mondo dietro. L'evento finisce, ma in realtà non finisce. Questo è anche bello, poterlo vedere e apprezzare nei post partita, perché se sei qua lo vedi. Bello anche vedere tutte le persone che lavorano, che lo fanno magari anche per passione, che non sono pagate, giornalisti. Poi con la pandemia in questo momento spesso sono tutti registrati con il tesserino professionisti, quindi c'è un pochino più di selezione, che a mio modo di vedere non è neanche sbagliato, perché negli anni scorsi si vedevano diverse situazioni poco piacevoli, ultra in tribuna stampa eccetera.
che sia questo lo sprone per tutto il mondo del giornalismo di provare a fare qualcosa di più. È stata una bella serata, io ho provato a raccontarvela per come la vivo ormai da tantissimi anni come accreditato stampa, vedendo le partite da vicino, cercando di raccontarle con il mio sito backdoorpodcast.com. Se volete andare a visitarlo, volete seguire la pagina Facebook, la pagina Twitter, il canale Twitch, insomma tanti modi per farlo. Io lo seguo il basket da tanti anni, ho voluto provare a raccontare una giornata, una serata tipo per chi lavora all'interno della pallacanestro, cosa deve fare, cosa succede e le emozioni che prova, perché ovviamente per un tifoso magari o per qualcuno che segue trasversalmente la pallacanestro non è facile immaginare come sia una serata. Spero che questo video vi sia piaciuto, che possa esservi stato utile, condividetelo agli amici se vi è piaciuto. Spero di avervi raccontato un pezzettino di quello che è la realtà del giornalista sportivo, che poi fondamentalmente è un appassionato. Quindi davvero grazie a tutti se siete arrivati fin qui nel vedere questo video. Io vi rimando ovviamente a un prossimo video, sempre sul mio canale YouTube, e mettete sempre un subscribe, un like, commentate se vi è piaciuto e condividetelo. Grazie mille e alla prossima.